A teatro non si dovrebbe fare, ma si fa. La prima inderogabile, imprescindibile regola è: il pubblico non deve accorgersi di nulla. Sta proprio lì il bello e il difficile. Non riuscite a capire? Beh, dovete sapere che quando uno spettacolo è replicato molte volte, in una tournée viene fatto 6 giorni su 7 per 3-4 mesi di seguito, a forza di ripeterlo può capitare che gli attori si annoino e allora mettano in atto, al solo scopo di divertirsi, dei piccoli scherzi per mettere alla prova la resistenza dei compagni di scena. La burletta, appunto. Naturalmente è un gioco molto rischioso e soltanto una buona dose di intelligenza e coraggio permette di confezionarne di efficaci e invisibili. Ma, dato che non tutti gli attori brillano per intelligenza e coraggio, nel tempo si è aggiunta una seconda regola o usanza. La burletta è concessa, e quasi obbligatoria, soltanto nell'ultimo spettacolo della tournée. Sono passati ormai i tempi mitici in cui Arnoldo Foà e Vittorio Gassman, rispettivamente frate e Romeo della produzione shakespeariana del Teatro Nazionale, misero in atto una gara di ben 2 anni di burlette reciproche, senza mai riuscire a far cadere il compagno nella trappola e soprattutto senza mai far insospettire il pubblico. Ad ogni modo, se doveste assistere all'ultimo spettacolo di una tournée, aguzzate l'occhio e provate, se ci riuscite, a scoprire dove qualche attore coraggioso e intelligente sta cercando di mettere in atto una burletta a discapito dei compagni di scena. In ogni caso, la terza e ultima regola della burletta è negare fino alla morte di averla mai messa in atto.